L'Arezzo a Spoleto per ottenere la seconda vittoria della gestione Chiappini, tornare al successo in trasferta contro una squadra che in casa ha fatto 20 dei 27 punti totali. A sorpresa Mencarelli e Dromela partono addirittura dalla tribuna. Rascaroli gioca terzino in avanti e su Sidieme assistiti da Quadrini. Queste alcune delle scelte di Chiappini. Dall'altra parte c'è l'ex Bagnato, in avanti Gesuele con i suoi 8 gol in campionato. L'arbitro è Cesaroni di Pesaro. Una bella giornata inizialmente a Spoleto, quasi primaverile, con l'Arezzo che batte il calcio d'inizio. Quadrini, dopo qualche minuto, scaglia questo destro, la palla è sopra, la traversa al sesto questa conclusione. Poi attenzione a Zagarella, si avvicina al limite, parte un tiro a scendere con Scarpelli un po' fuori dei pali, la palla è sul fondo. Qui c'è un giallo per Vierna, il primo fallo commesso su Gesuele, scatta il giallo per uno dei centrali difensivi dell'Arezzo. Punizione per Bagnato, la batte e c'è la parata, abbastanza semplice per il portiere Scarpelli. Arezzo che ci prova, qui siamo nel secondo tempo, al 25esimo, cross di Rubechini e Martinez la mette dentro dopo che non era successo praticamente niente, sia per arrivare alla fine del primo tempo sia all'inizio della ripresa. La differenza la fa questo gol di Martinez al 25esimo della ripresa. Ancora l'Arezzo, Rubechini, altro cross, corta respinta e Martinez sopra la traversa. Martinez che è entrato nel corso del secondo tempo. Qui c'è un altro cambio per l'Arezzo, entra anche Carf. Anche lui partito dalla panchina, al finale entrerà anche Carminucci nello Spoleto. Si era infortunato anche Bagnato, al suo posto era entrato Giata, poi entra anche Fabris nella squadra di casa. Qui c'è un'uscita del portiere Scarpelli, ma insomma una gara da 0 a 0. La differenza la fa il lampo di Martinez per l'Arezzo, è la seconda vittoria di fila.